Sì, è un appuntamento ormai che stiamo cercando di fare sempre più frequentemente, anche e soprattutto perché vediamo sempre un maggiore interesse, sia non solo dalla parte delle nostre coppie, cioè le coppie che già hanno intrapreso il percorso, ma anche quelle che hanno semplicemente delle domande, delle curiosità. Infatti diciamo nell'incontro di oggi mi ha colpito il fatto che ci sono state tantissime domande, e hanno preso un buon tempo, diciamo, a disposizione per, ci hanno preso un buon tempo a disposizione per rispondere, quindi vedere che c'è l'interesse, l'interesse di capire come funziona il tutto, ovviamente ci dà un'indicazione sul fatto che il nostro pensiero, per cui è importante spiegare, è importante far capire, è un pensiero fondato. Sì, le percentuali di successo, diciamo, delle tecniche, ovviamente le percentuali sono delle cose ovviamente statistiche, diciamo, i nostri risultati sono stati molto buoni, per così dire, perché in pratica stando negli ultimi anni, diciamo la stessa che abbiamo fatto fino a prima del 2015, abbiamo ottenuto dei tassi di gravidanza sempre, diciamo, superiori al 50%, volendo fare una classificazione generale, no? Se poi andiamo a classificare invece delle diverse categorie di divisione per delle pazienti in base al range di età diversi, abbiamo dei picchi fino al 67% di successi nelle pazienti di età compresa tra i 35 e i 40 anni, con oltre il 55% di successi invece nelle pazienti di età compresa al di sotto dei 35 anni, e dei picchi anche intorno al 55% per le pazienti che invece hanno fatto ricorso alla ovodonazione, in pratica, quindi le tecniche di fecondazione eterologa.